Buonasera a tutti, buonasera agli amici di Tacticers. Siamo qui per una puntata all'insegna del calciomercato. Usciamo un pochettino, ma neanche troppo, dai canoni della nostra pagina. E abbiamo il piacere di avere con noi, e no, non sto parlando di te, Sabo, ma sto parlando di Mattias Veneroso, che è qui con noi questa sera da Reset Group. E oltre, ovviamente, anche tu, Sabo, anche tu ci sei sempre, non puoi mancare nelle nostre dirette, quindi salutiamo anche il nostro Sabo e Metto lucidità io. salutiamo Era Magica, Sabo, e poi salutiamo anche il nostro Gorna. E Matti, come faccio con tutti, quando facciamo una diretta e presentiamo un nuovo ospite, faccio parlare te, presentati un pochettino, dici chi sei, dici cosa fai e poi entriamo nel vivo. Allora, intanto grazie e buonasera a tutti. Cosa faccio? Allora, intanto sono Mattias Veneroso, faccio il procuratore da ormai 8 anni, ovviamente con tutta una serie di dinamiche che fanno parte del mio mondo, quindi ho fatto vari percorsi iniziando prima da solo e poi affiancandomi intelligentemente, per come la vedo io, a studi professionali e agenzie che sono già avviate per imparare il mestiere, per essere addentrato appunto in questo mondo e per imparare appunto quelle che sono le strategie di un mondo che oggi, dopo appunto, ti dicevo, dopo 8 anni, posso dire che mi appartiene, insomma, ecco. Poi, per carità, sono un procuratore giovane, sono all'inizio, tra virgolette, di una carriera che spero possa portare risultati importanti, però oggi, appunto, come hai fatto tu l'introduzione, faccio parte di un gruppo che si chiama Reset Group, un gruppo che è comunque stato creato da Davide Lippi, che è il figlio di Marcello, allenatore che tutti conosciamo. Mi occupo dell'area cosiddetta soccer, anche se non mi piace definirla così, però è il mio ambito, nel senso che soccer è un termine americano, quindi preferirei dire area calcio, così come preferirei definirmi un procuratore sportivo e non un agente, perché la terminologia procuratore sportivo, secondo me, è un pochettino più affascinante, un pochettino più vicina a quello che è il mio ruolo. Quindi, come ti dicevo, mi occupo appunto di quest'area sulla parte, diciamo, nord Italia, o quantomeno gestione di contatti e di lavoro proprio vero e proprio. Poi è chiaro che, facendo il procuratore, dove andranno a giocare i ragazzi, o comunque in base ai loro spostamenti dovuti ai trasferimenti, poi mi occupo, insomma, di tutta la parte organizzativa e gestionale anche fuori dal mio ambito territoriale. Quindi, insomma, parto da qui per arrivare poi, insomma, dappertutto. Questo è un po' quello che faccio. Io, Matti, ho la prima domanda subito. Quando hai capito di voler fare il procuratore? E come l'hai capito? Se c'è stato un momento in cui hai capito che volevi fare questo? Mi devi scusare, ma non ho sentito la prima parte della Ho detto, quando hai capito di domanda. voler fare il procuratore? Mi senti? Ho capito la domanda, ma ti sento male, sì. Provo a risponderti, non so se mi senti tu. Sì, io ti sento. Quando ho capito di fare procuratore, allora, diciamo che sono sempre stato calcio dipendente, nel senso che ho giocato da quando avevo 6 anni, con ovviamente risultati, vabbè, direi buoni se pensiamo al mondo dilettantistico. Poi, ovviamente, nel mondo professionistico non ci ho mai messo piede, però ecco, ho sempre fatto questo, ho sempre cercato di portare la mia serietà e la mia mentalità nel mondo dilettantistico da giocatore. Ho capito di voler fare questo quando un giorno, volendo appunto rimanere nel mondo del calcio, appunto a livello lavorativo, ho deciso di trasmettere la mia mentalità, che non mi ha portato nei professionisti, ma che reputo, secondo me, giusta, a giocatori che invece hanno le qualità tecniche per poter appunto fare i professionisti. Quindi ho deciso di sfruttare il fatto che io volessi fare questo quando ero piccolino, volevo fare il calciatore, e sfruttare quelle che sono la mia mentalità, il mio modo di lavorare, e trasmetterlo a ragazzi che invece le capacità ce le hanno e sono dei professionisti. Quindi questa è stata la scintilla. Dopodiché, ovviamente,
piano piano, facendo le varie conoscenze, ho capito che la mia direzione sarebbe stata appunto questa, stare vicino ai giocatori, magari fare anche un pochettino da chioccia per quelli che sono i più piccoli, dare loro dei consigli affinché possano trovarsi a loro agio e soprattutto pronti per il mondo professionistico. Quindi ho deciso di iniziare in questa maniera qui. Capito. E, quello che ti voglio chiedere è, secondo te, tre caratteristiche che deve avere, noi lo facciamo un pochettino sempre quando incontriamo dei non allenatori, capire che tipo di caratteristiche deve avere una persona per fare quel determinato tipo di ruolo. Tre caratteristiche che deve avere una persona per poter fare il procuratore e avere anche comunque un discreto successo. Tre caratteristiche fondamentali. La prima, sicuramente una persona che vuole fare il mio mestiere deve essere portata ad avere una predisposizione per le relazioni, ovviamente, per poter essere sempre disponibile ad ampliare i contatti, ad inserirsi in quelli che sono appunto gli ambienti sportivi, che possono essere direzionali, quindi direzione sportiva, e quindi avere contatti con chi alla fine si preoccupa di costruire le squadre e di scegliere i giocatori, quindi ovviamente devi essere bravo ad interfacciarti con questi personaggi, quindi appunto le relazioni. Devi necessariamente, o meglio, ci sono anche colleghi che non ti capiscono, però penso che un minimo di conoscenza della materia tu debba averla e capire un attimino chi può essere un giocatore che alla lunga può arrivare, quindi il fatto di vederci lontano su quelli che possono essere giocatori che possono esplodere da un momento all'altro, quindi appunto la conoscenza della materia, e poi secondo me ci vuole pazienza sia nell'ottenere risultati, sia nel gestire le problematiche o le esigenze dei calciatori, quindi la pazienza secondo me è fondamentale, perché soprattutto in Italia secondo me c'è un po' di lentezza nel raggiungere alti livelli. Se parti comunque da un settore giovanile ci vuole tempo, ci vuole attenzione, dedizione, quindi se tu hai pazienza nel gestire queste situazioni, volentieri sono molto più extracampo che tecniche, perché comunque non è il mio lavoro, non faccio l'allenatore, faccio altro. Penso che sia una componente fondamentale, quindi la pazienza, il fatto di vederci lontano e quindi avere un pochettino di fiuto, e ovviamente essere portato ad avere delle relazioni, contatti con chi fa questo mestiere. Assolutamente. Sabo, io ti chiedo a te adesso, tu Matti lo conosci, ce l'hai portato tu, e tu da fuori che caratteristiche vedi in Matti che poi pensi che comunque lo porteranno a fare bene il suo lavoro? Che cosa ti colpisce? E lui ha una qualità che gli riconosco sempre, anche se se la riconosce poco, ha la capacità di vedere il giocatore in prospettiva, che è una cosa estremamente difficile, perché se vai da giovani, penso che iniziate a seguirli da quando hanno 16-17 anni, magari anche qualche anno prima, no? Sì, dipende dai profili, certo, è necessariamente per noi, che siamo tanti, necessariamente è fondamentale che ci si avvicini anche prima. È chiaro che il lavoro vero e proprio viene fatto dopo, quindi come dicevi tu, 16-17 anni, però magari uno a 15 anni già può intravedere le qualità di un Però giocatore. la difficoltà, secondo me, sta nel capire realmente il giocatore che potenziale ha, che tipo di percorso deve fare, perché poi non dobbiamo dimenticarci che comunque sono ragazzi di 16-17 anni e che al di là di quella che è la difficoltà del percorso calcistico che devono fare, sono anche giovani da un punto di vista umano, no? E lui su questo è bravo a capire sia il giocatore che il ragazzo. Guarda, io ti ringrazio innanzitutto, poi aggiungo una cosa. Quello che mi preme dire, anche sottolineare, insomma, anche chi magari guarda le partite e si limita a dire soltanto: ah, ma questo qui è il più forte, si vede a occhio nudo. Certo, magari nell'under 15 tu lo vedi il più forte della squadra. Il problema, la difficoltà, che mi ricollego a quella domanda che mi hai fatto prima, è capire se queste sono potenzialità fine a se stesse, quindi in quel momento, in quel l'arco di tempo immediato, quindi sì, è il più forte, però nel mio lavoro soprattutto, e anche probabilmente di chi fa il settore giovanile, non è avere un giocatore
fortissimo nell'under 15, ma avere un giocatore che diventerà fortissimo nel quinquennio o comunque nel quadriennio del settore del gioco. Siamo tutti bravi a dire il numero 9 dell'under 15 del Milan, faccio un esempio, è fenomenale, però è nell'under 15 e fa la differenza lì. Tanti poi si perdono e questo secondo me è più un discorso caratteriale mentale, perché le qualità come andare in bicicletta, se tu sei bravo a giocare devi sempre migliorare, però il tuo hacker ce l'hai, se invece mentalmente non hai voglia di continuare a lavorare anche da quel punto di vista, rischi di essere un buon giocatore che però non può stare a certi livelli. Assolutamente, questo assolutamente, quindi l'importanza della componente. Io sono sempre molto affascinato dal, magari sì, vedere un giocatore forte, però poi sentir dire, ma magari non ha la testa per arrivare. Quindi quanto è importante la testa per poter arrivare? Secondo me la testa è la cosa più importante per arrivare, perché sai, poi non ha la testa per arrivare. In In realtà. realtà, come ti dicevo, la testa va lavorata, va allenata. La testa magari non ce l'ha, però si può sempre allenare. Questo invece, cioè, questo è una cosa che secondo me, viene molto, cioè, incide molto. Il tuo procuratore, la tua famiglia, papà, mamma, in questo senso, ma anche i fratelli o comunque anche le persone che ti stanno attorno, perché purtroppo il mondo del calcio e di giocatori di calcio, anche se sono giovani, ma che magari sono sempre circondati da gente che magari in quel momento ti sta vicino perché sanno che fa bene. Bene all'ambiente non fa bene ai ragazzi, quindi secondo me la testa va allenata e devi avere accanto a te persone che ti fanno sempre presente questo aspetto, che comunque ti danno i consigli giusti per arrivare. Quindi la Quindi è lì domanda che che vi tu mi hai fatto, quanto inserite, anche voi è lì che vi inserite, no? Nell'accompagnarlo nella la crescita. domanda che mi hai fatto è cioè, dipende da come lavori, non tutti lavorano su questo. Alcuni, cioè, c'è il procuratore che gestisce anche l'aspetto mentale, che si preoccupa di questo, invece c'è il procuratore che gestisce solo gli aspetti burocratici ed economici. Quindi in realtà ciò che succede durante la settimana, durante le partite, gli allenamenti, alcuni, ma è importante solamente trovare una squadra e fare il miglior contratto. Ognuno lavora giustamente a modo suo, quindi. Nei Assolutamente. giovani sicuramente va allenata la testa, questo indipendentemente da chi, da come lavora un procuratore. I giovani vanno assolutamente supportati e gestiti. Assolutamente. Matti, io ti dico intanto che ti blocchi un pochettino, quindi non so se è un discorso di connessione mio con il... Non so se tu ci vedi bene. Allora, io sono solo Jacopo e Non ti perdi niente. le tre caselline. Però Forse devo togliere il wifi. usano la rete 4G, sì. Sì, usa il 4G così siamo sicuri che vai. Perché anch'io mi sono messo col 4G. Datemi solo un secondo, che Vabbè. apro questo l'ho tolto, non so se va meglio. Sì, Sì, no? penso che dovrebbe andare un pochettino meglio. Così almeno viene via un pochettino più fluida. Ti chiedo, mi ci chiede da casa, Gorna, ci chiede se c'è qualche corso o comunque che cosa tu consigli di fare per poter fare il procuratore. Allora, da quando io ho preso la licenza sono cambiate tante cose. Per un biennio hanno sospeso la possibilità di poter diventare procuratori, successivamente al biennio hanno lasciato la professione libera, quindi bastava pagare l'iscrizione all'albo e tutti quanti potevano farlo. Bandanara! Poi hanno reintrodotto. Beh, in realtà ti faccio un'eccezione, ho detto Vandanara, ecco, il regolamento prevede che i familiari o i coniugi possano fare i procuratori della persona appunto indicata, nel senso la moglie può farlo se effettivamente è la moglie, il papà, la sorella, la madre, avendo appunto un grado di parentela, penso il primo grado di parentela nei confronti del giocatore, possono farlo senza avere nessuna licenza, ma si Quindi possono diciamo che limitare. chiudere su Vanda era inutile, alla fine ce cioè lei poteva farlo.
Poteva farlo, sì, poteva farlo. Poi lei comunque ha approfittato anche del fatto che non c'era non avessero abolito l'esame, quindi bastava pagare un'iscrizione e tu risultavi all'interno dell'elenco. Poi Avrebbe comunque, passato attenzione, diffidenti, è attenzione, bravo e preparato. sì, ma Vandanara comunque di facciata è il procuratore di Cardi, vi posso assicurare senza fare i nomi che Icardi ha più di un procuratore che lavora per lui e la moglie. Fa solamente il suo fa da mestierante, però chi lavora alle spalle di Icardi non è Vandanara, assolutamente. Quindi Collegandomi a questa cosa, è più difficile gestire il giocatore o la famiglia? spesso e volentieri, se non quasi sempre, è più difficile gestire la famiglia. Di conseguenza il giocatore, perché purtroppo noi, cioè purtroppo per fortuna, ma come penso sia normale, noi procuratori non stiamo 24H con i giocatori, quindi una volta che io parlo con il ragazzo, cerco di trasmettere dei concetti, secondo la mia metodologia, poi comunque il ragazzo torna a casa e in famiglia ci sta, quindi quello che viene trasmesso al giocatore in famiglia viene recepito più di una volta, cioè viene ascoltato più di una volta e può essere che venga recepito di più di quello che dice il procuratore, quindi combattere contro quelle che sono le aspettative della famiglia è molto difficile, perché oggi magari il papà o la mamma, si immedesimano in quello che è una ipotetica carriera del figlio e quindi cercano di appropriarsi di questo. Ovviamente ci sono le eccezioni e io sono anche fortunato perché posso dire che ho ragazzi che comunque si limitano ad ascoltare le cose buone della famiglia, ma a livello calcistico comunque fanno una distinzione. Su questo sono fortunato. È anche vero che poi questo mestiere dove necessariamente ti scegli l'uno con l'altro, e quindi se non ci sono i presupposti per lavorare come piace a me o come piace ai ragazzi nei miei confronti, non si lavora. Quindi la famiglia troppo invadente per me è una cosa molto deleteria. Stesso problema di allenatori nel calcio giovanile, Marco. Sì, decisamente. Decisamente, Sì, sempre. no, penso che appunto adesso giustamente penso che gli allenatori, dal punto di vista, soprattutto giovanile, abbiano sempre a che fare con genitori che fanno la domanda in più, ma del come mai mio figlio, come mai gioca quello al posto di quell'altro. Cosa mi sorprende, tra virgolette, che poi comunque da quello che mi dice Mattias sembra che comunque la figura del genitore non si accontenta mai, quindi nel senso a livello dilettantistico io vedo un fenomeno, voglio che il mio figlio faccia strada, vada in un club professionistico, ma poi a quanto pare anche quando va nel club professionistico anche lì avanzo pretese perché voglio un determinato tipo di cammino, quindi mi sembra che di capire che poi non c'è mai fine a questa cosa. Sai cosa mi permetto di dire questo? Secondo me è giusto che si ragioni così, in questa maniera. Le persone, i genitori, ma gli stessi giocatori devono capire che il nostro, il mio e il vostro è un lavoro. E se, cioè, è un esempio banale, ma io non mi permetterei mai di andare dal meccanico e dire devi cambiare in quella maniera il bullone perché non è il mio mestiere. Poi se hai sbagliato, perfetto, però è sempre un lavoro e si presuppone, non sempre così, ma si presuppone che chi fa questo lavoro sia preparato, e quindi se io mi permetto di dire una cosa è perché è la mia materia, così come la vostra. Poi, per carità, il calcio è bellissimo perché non esistono regole, non c'è una regola che dice che quello che stai facendo è giusto, perché i libri non esistono che ti dicono A si fa, A si ottiene con C più B, non funziona così. Perciò è quello che dico sempre ai ragazzi, questo mestiere non è che hai il manuale che dici oggi 22 gennaio cosa devo fare? Devo fare questo. E domani cosa devo fare? Devo fare. Non è così, non c'è un manuale. No, no. Però ci sono dei professionisti che secondo me vanno rispettati. No, beh, ma in un paese come l'Italia, dove tutti sono allenatori, come si suol dire, il nostro lavoro è ancora più difficile quando tratti col genitore, perché ovviamente ognuno vede un cammino per il proprio figlio che spesso non combacia con quello che poi può essere effettivamente, Esatto. E poi questo. c'è un'altra cosa che non, secondo me non sono oggettivi. Nel mondo del calcio non c'è oggettività. Invece di chiedersi come mai magari un giocatore non gioca, dicono che quell'altro è più scarso di quello che non gioca. Cioè è sempre un guardare gli altri piuttosto che guardare se stessi. L'allenatore lo sa perché un giocatore non gioca, lo sa anche il giocatore. Esatto. Soprattutto i genitori non vedono. Da lunedì a venerdì non ci sono, loro vedono la domenica, ma l'allenatore saprà se da lunedì a venerdì il giocatore ha fatto quello che gli è stato chiesto o se comunque è migliorato.
Sì, ma poi la Questo. differenza, Matti, io ti dico, avendo esperienza a livello di calcio giovanile, lo vedi tra un giocatore e l'altro, quando quello che prende come uno stimolo per fare meglio, quello Esatto. diventa invece un alibi per dire, vabbè, ma tanto non gioco. E lì, secondo me, è il primo step che fa il E quindi giocatore. torniamo a quello che ci siamo detti prima, è l'aspetto mentale che va lavorato. Io dico sempre ai ragazzi, ovvio non è facile, ho giocato a calcio anche io, so benissimo che quando arrivi la domenica e non giochi ti girano i maroni, cioè sbaglieremmo il mestiere, no? Cosa gioco a calcio a fare, giusto? Però è anche vero che in un percorso di settore giovanile, visto che ci siamo focalizzati su questo, spesso e volentieri bisognerebbe imparare che da lunedì a venerdì, se la domenica non si gioca, il campionato è da lunedì al venerdì. Certo. Sempre, e però non è facile farlo capire per tutti i discorsi che abbiamo già fatto. Quindi, Ma entri in questioni tecniche con i giocatori? più che entrare in questioni tecniche, Marco, chiedo se anche loro mi complicano il lavoro, no, no. Allora, i giocatori, facciamo così: faccio un po' da spoiler, visto che voi siete allenatori, spesso eh? Cioè, fai e volentieri. l'analisi della partita col tuo giocatore? Non a livello tattico, assolutamente, perché non sono io, non me ne, cioè, non dico che non me ne intendo, però non ho l'esperienza tale da poter fare delle analisi tattiche che vanno un pochettino in contrasto magari con quelle che sono dell'allenatore, del giocatore in questione, e quindi magari metto in testa delle idee che non sono giuste o non sono veritiere. Quindi più che fare l'analisi tattica, se ho la possibilità, e qui lo dico e qui lo nego, ovviamente parlando spesso con Jacopo, che comunque è un allenatore, e mi confido molto con lui, ogni tanto faccio vedere qualche cosa a lui, mi faccio dare un consiglio su degli accorgimenti, su degli atteggiamenti che possono migliorare la crescita di un giocatore, ma mai, esempio banale, mai potrò dire ah, dovevi fare la diagonale in quella maniera piuttosto che dovevi andare a scalare, cioè non è il mio mestiere. E poi soprattutto mi capita veramente poco che mi chiedano a me di fare un'analisi tattica della loro partita. Mi dicono come ho giocato, sono andato bene, sono andato male. È chiaro che quello sono abbastanza in grado di poterlo capire se la partita è stata fatta in un modo o nell'altro, ma spesso e volentieri mi soffermo sull'atteggiamento. Poi gli errori si fanno, per carità di Dio, ma se l'atteggiamento è quello sbagliato, puoi fare anche la partita della Madonna, ma cioè, secondo me è l'atteggiamento che ti fa fare la differenza sempre. Infatti, noi in macchina abbiamo parlato di atteggiamento giusto l'altro giorno quando analizzavamo Inter-Juve e comunque partita, sì, l'Inter è preparata meglio, la Juve l'ha preparata peggio, però poi vai ad analizzarla e vedi che è l'atteggiamento di alcuni giocatori nella fase di pressione che poi ti fa saltare tutto e quindi ti fa la differenza anche in termini della Certo. partita. Quindi penso che Certo, anche ma io calcio, penso. no? Cosa? Abbiamo analizzato il discorso dell'atteggiamento anche su Lazio-Roma. Lazio-Roma, certo. No, ma io l'atteggiamento. Ma poi guarda, te ne accorgi anche sui giocatori. Comunque, quando vedi un ragazzo che si pone in una certa maniera e che gioca in una certa maniera, te ne accorgi, no? È una questione di mentalità. Oggi proprio, anzi, no, oggi no, ieri sono stato a trovare due dei miei ragazzi del Milan, uno dei due, uno fa il portiere, quindi scorsa parte, l'altro che comunque fa il difensore centrale, e effettivamente è sempre stato un pochettino beccato per la sua struttura fisica, no? Perché dice comunque non può fare il centrale, fermo restando che poi i ragazzi crescono, quindi non potrai mai sapere. Ho notato che in questi 4 mesi barra 5 di inattività ha lavorato talmente tanto a livello fisico, che l'ho trovato totalmente cambiato, e gli ho fatto i complimenti, non tanto perché è diventato una bestia, cioè perché comunque si è ingrossato, gli ho fatto i complimenti perché in un periodo dove non ci sono allenamenti, dove non ci sono partite, diventa difficile proiettarsi verso l'anno successivo, la sua mentalità l'ha portato a lavorare in casa, a lavorare sul suo fisico, e questo secondo me è l'atteggiamento giusto per fare il professionista. Infatti gli ho fatto i complimenti. Se tu lavori in un momento dove non c'è lavoro, perché comunque non si gioca, e lui cosa ha fatto? Mi hanno sempre detto che fisicamente sono indietro. Perfetto, questi 4 mesi li uso per potermi portare a pari o addirittura andare oltre gli altri. E questa cosa qua, secondo me, è importantissima, è l'atteggiamento giusto.
Assolutamente, assolutamente sì. Matti, prima di inoltrarci un pochettino nel mercato di oggi e quanto questo possa essere Qualche quanto bombetta che ce l'hai, la vedo, la vedo. possa Guarda, essere dal mondo. mi spiace, ma potremmo fare mezz'ora a parlare di altro perché il mercato dorme, nel vero senso della parola. Quindi vi porto avanti ancora 10 minuti sul parlare di No, altro. vabbè, No, per no, ti volevo carità, però. chiedere. Volevo chiedere, Matteo, conoscendoti anche meno, se ci puoi dire quali sono comunque, se puoi farlo o meno, comunque le esperienze più positive tue dal punto di vista professionale con giocatori giovani che hai visto, che hai lanciato, in cui magari la gente non credeva che comunque stanno facendo buone cose. Guarda, onestamente, io penso che tutti i ragazzi che, no, ovviamente per non fare un torto a nessuno, ma non ce n'è bisogno, penso che tutti i ragazzi che seguo io personalmente abbiano fatto un percorso, tra virgolette, da underdog, un po' da sottovalutati, ma non sottovalutati per le loro capacità, perché sicuramente sono giocatori che hanno fatto un percorso dove abbiamo dovuto insieme tirare fuori del materiale, insomma, della sostanza per poter arrivare a firmare dei contratti o comunque a inserirci in un mondo professionistico. Sicuramente c'è un giocatore di cui non farò il nome che ha avuto una difficoltà a livello fisico, ha avuto un problema fisico che la società in questione non è riuscita a individuare, secondo me, correttamente. Ci siamo messi di impegno a rimetterlo in piedi con tutte le visite, le cure del caso. Persone all'interno della società hanno detto più di una volta che il ragazzo soffrisse di problemi di ipocondria o di, insomma, di atteggiamento sbagliato, insomma, qualsiasi fastidio per lui fosse un problema. Insomma, tante cose sono state dette su questo ragazzo e quindi anche nella sua testa cominciava ad alienare l'idea di smettere, no? Perché è stato fermo parecchio, è stato fermo 1 anno e mezzo. È stata una scommessa. Perché io mi basavo su quelle che erano le sue prestazioni ante infortunio, quindi mi ricordavo un ottimo giocatore. È stata la scommessa, è stato fermo 1 anno e mezzo. Oggi il ragazzo ha un contratto, si allena con la prima squadra, una squadra di Serie A, è nel giro della nazionale. E sono soddisfatto perché secondo me è un ragazzo che se lo merita. Però, questo per rispondere alla tua domanda che mi hai fatto. Poi, per quanto riguarda tutti gli altri, ti ripeto, sono giocatori innanzitutto che hanno una testa sulle spalle, quindi di sani principi, che è quello che per me è fondamentale per lavorare. E ti ripeto, hanno fatto tutti un percorso, secondo me, da sottolineare, perché è un lavoro difficile, tutti si basano sulla classica affermazione: fare il calciatore è bellissimo, guadagni un sacco di soldi, però non è così. Certo, i soldi li guadagni, per carità di Dio, però ci sono una serie di Anche dal punto di vista ostacoli. sacrifici. Esatto, una serie di ostacoli, una serie di sacrifici che ti portano poi a dover necessariamente pensarlo come un lavoro. Quindi tutti quanti lavoriamo, tutti quanti sappiamo che ci sono delle rotture, però tu dici, ah, giochi a calcio, cosa vuoi che sia. Assolutamente no, non è così. Quindi io ti dico, tutti i ragazzi che seguo io sono giocatori che hanno il vero senso della parola e oggi chi più chi meno tra la B e la C. Addirittura là, perché comunque c'è chi si allena in squadre di Serie A. Sono ragazzi giovani che mi auguro che continuando a lavorare in questa maniera possano ottenere dei risultati importanti. Poi quello che interessa a me è che trovino una loro identità, che possano fare 10 anni la Serie A, 10 anni la B, 21 anni la Serie C, non importa la categoria, l'importante è che tu hai un'identità e che fai questo di lavoro perché è il tuo mestiere, te lo senti addosso ed è quello che vuoi fare. Poi ti ripeto, le categorie purtroppo esistono e bisogna anche accettare il fatto che a certi livelli magari qualcuno non può giocare o comunque ci vuole della maturazione. Quindi se oggi sei in Serie C non è mica detto che non arriverai mai in Serie A, anzi, il calcio è pieno di storie di questo tipo. Non è solo la voglia di arrivare, il desiderio che preme di arrivare, ma ci sono anche dei principi, quindi da quanto tu mi stai dicendo che vuoi dare ai tuoi giocatori per poi rendergli anche più facile la strada, poi a prescindere che sia una A, che sia una B, che sia una C. L'atteggiamento, torniamo al discorso di prima, il modo di affrontare questo mestiere, essere sempre corretto, essere sempre sul pezzo, lavorare, cercare di migliorarsi sempre, non trovare mai una scusa, cercare sempre un modo di andare oltre quelle che sono le difficoltà, che ci sono tutti i giorni. E poi, come ti dicevo, il calcio è purtroppo
è popolato da menti che decidono e prendono decisioni, quindi non sempre possiamo essere d'accordo, non sempre possiamo sposarle queste decisioni. L'importante è che, come ti dicevo, che hai in mano un giocatore che sappia starci e che possa fare questo di lavoro. Dopo, se la squadra, la società non lo fa giocare, o comunque non ci sono le possibilità di poter fare di crescere, o si fa un passo indietro, o si cambia realtà, o si lavora in maniera diversa. Ma questo succede anche dalla parte vostra, penso. Siete voi che prendete le decisioni su chi gioca o chi non gioca, perché penso che decidiate di far giocare chi è più pronto. Quindi non essere pronto non significa che non lo sarai mai, però significa che in quel momento magari devi lavorare in maniera diversa. Bisogna essere bravi a capirlo. Assolutamente inserirsi. Tomori, Meite, Mandzukic, come manca a Milan per lo scudetto? Secondo me non manca niente a Milan per lo scudetto. Quindi non Milan, secondo compreresti nessuno? me, io non comprerei nessuno in questo momento. Penso che abbiano già fatto quello che era necessario fare. Ma Il Milan. spendili, sono soldi loro, ti faccio spendere a te, spendili. No, ma guarda, non è questione di spendere i soldi, è questione di fare le cose giuste, e non sempre necessariamente, cioè non è per forza obbligatorio spendere i soldi per fare le cose giuste. Oggi soldi non ce ne sono, punto primo. Secondo me è giusto andare a lavorare in delle situazioni che siano funzionali, devono essere funzionali a quello che è l'obiettivo e funzionali a quello che è l'immediato. Tomori è un giocatore che al Chelsea non giocava. Però spesso e volentieri ci siamo trovati in situazioni dove giocatori che oltre manica non facevano bene o avevano bisogno di uscire e giocare un po' di più sono venuti in Italia e hanno fatto la differenza, come Boga arriva dal Chelsea, e quindi può essere che sia un'operazione fatta in quell'ottica lì. Anche Salam, Mandžukić, sì, e poi è venuta la Fiorentina. assolutamente, assolutamente. Ma il discorso è, allora, noi adesso con la Brexit sarà diverso, e forse Quanto questo. cambia il calcio mercato tra Brexit e Covid? Allora, il Covid penso che finirà prima o poi, quindi piano piano torneremo a fare anche il calcio mercato come si faceva un tempo. Il fatto che ci sia la Brexit cambia molto. Non so se voi più o meno sapete com'è, adesso non lo so, a grandi linee lo so perché mi ci sono messo con anima e mente, però ecco, molto complicata la questione Brexit. Esiste una tabella, per quanto riguarda il calcio ovviamente, esiste una tabella con degli indicatori e con dei punteggi. Ogni giocatore, in base alle presenze della nazionale che ha fatto personalmente, ottiene un punteggio. Questo punteggio ti dà la possibilità di giocare in Inghilterra se lo ottieni, ok? E quindi puoi giocare, cioè puoi trasferirti in Inghilterra, ma devono essere necessariamente giocatori che fanno parte delle loro nazionali a in pianta stabile, quindi non possono essere comprati tutti i giocatori, qualsiasi voglia il giocatore, un direttore sportivo voglia prendere. Gli under 23 possono essere solo, scusami, gli under 21 possono essere solo 3, e questo cambia molto anche a livello di settore giovanile, quindi non andranno più purtroppo a rubare giocatori da altre, rubare nel senso prendere e facendo il contratto ad altri settori giovanili in giro per l'Europa, perché non lo possono fare. Quindi questo necessariamente li costringerà a lavorare molto sui vivai, sui settori giovanili, che da un lato è un bene, potrebbero uniformarsi al modello tedesco, no? Come hanno fatto i tedeschi che hanno lavorato molto sui loro settori giovanili e adesso hanno Cosa manca, comunque buoni giocatori. Mattia, ai settori giovanili italiani per poi vedere i risultati che abbiamo a livello spagnolo, a livello tedesco, a livello inglese sui giovani? Manca Mancano i giovani, un giocatore. mancano i Manca giocatori. il coraggio di farli giocare. No, no, mancano i giocatori. Guarda, sposo appieno un'intervista che ho letto di Sabatini del Bologna, che dice che lui preferisce andare a prendere giocatori nel nord-est Europa, no? Semplicemente perché li reputa pronti e a livello caratteriale sono già temprati e formati per poter stare in prima squadra. I nostri sono molto più lenti. C'è molta, molta, molta comodità. I giocatori di oggi sono comodi, sono troppo rilassati. Nessuno fa più questo mestiere inizialmente, perché dopo le cose cambiano, ma tu prova, fate un esperimento, andate da 10 giocatori del settore giovanile dell'Inter, del Milan e fategli questa domanda, dite perché vuoi fare questo mestiere? E loro ti risponderanno,
perché il calcio è la mia passione, perché mi piace giocare a calcio, eccetera. Ma nessuno ti risponderà mai: lo faccio per i soldi. Detta così sembra molto venale, no? Dice, vabbè, oddio, Madonna, per forza per i soldi. Però in realtà una volta il calcio si faceva per i soldi, perché uno dice, voglio fare il calciatore perché guadagno un sacco di soldi. E questo ti portava a abbandonare tutto quello che avevi e quindi concentrarti solo nel gioco del calcio. E perciò la fame che avevi di arrivare ti aiutava ad accelerare i tempi. Matti, ma invece ti chiedo, non è forse ancora un discorso che poi si è spesso fatto delle seconde squadre, eccetera, troppa differenza tra un campionato primavera e poi un esordio eventuale in prima squadra, proprio a livello di fisicità, per quello poi magari mi soffrono lo stacco? Allora, il discorso delle seconde squadre, secondo me, è molto utile alla formazione dei giocatori, o quantomeno a dare la continuità e inserirli in un discorso di prima squadra, cioè insomma dare una soluzione pronta appena esci dalla primavera, che possa essere l'Under 23 della Juve o del Milan o dell'Inter. Il problema è che non tutti possono competere e possono provvedere ad avere un Under 23. E soprattutto questo andrebbe un po' a discapito di quello che è il campionato di Lega Pro, perché comunque sia poi i giovani li devono sempre prendere, hanno bisogno di prenderli dai settori giovanili, quindi se li togliamo e li inseriamo in un discorso di Under 23, dovranno necessariamente prenderli da altre parti o formarli in casa, e dubito che società di Lega Pro abbiano le possibilità di formare giocatori in casa, viste le strutture, visto. E all'estero perché secondo te invece riescono a stare dietro un discorso legato alle seconde squadre? Ma secondo me, innanzitutto sono partiti molto prima di noi e quindi hanno fatto già le loro prove, i loro tentativi, quindi hanno trovato, secondo me, la quadra per poter fare, esatto, un equilibrio per poter fare questo discorso. E poi, come ti dicevo, lì, secondo me le seconde squadre le utilizzano molto più un pochettino più da serbatoi, più che come banchi di prova, perché purtroppo i 2003, i 2002 o comunque i giovani lì non è che fanno le seconde squadre, quello forte gioca in prima squadra o comunque è aggregato in pianta stabile, quindi la seconda squadra pare quasi una bocciatura, no? Per un giovane, perché i giovani forti ci stanno in prima squadra e giocano. Qui invece da noi sembrerebbe che se dovessimo fare una seconda squadra sia una promozione, no? Dici vado a giocare nella seconda squadra della Juve, nella Juve Under 23, che per carità di Dio oggi abbiamo visto come Frabotta e gente come gli altri che adesso non so, Portanova, eccetera, eccetera, facendo la Juve Under 23, all'occorrenza vengono chiamati in prima squadra e quindi sono sicuramente più pronti di altri. Quindi in questo senso è buona come cosa, è sicuramente utile. Però ecco, è sempre un voler tardare. Vedi, abbiamo inserito l'Under 18, ma l'Under 18 è perché non sono pronti per la primavera. Ho capito, ma non sono mai pronti questi giocatori. Cioè, inseriamo categorie per dargli delle chance, capisci? Ma poi tu mi insegni meglio di me che alla fine l'Under 18 è veramente una via di mezzo tra la 17 e la primavera, quindi sono più i giocatori che vanno o in 17 o in primavera e la 18 alla fine rimane un po' a metà, quindi come soluzione non è neanche poi così che è andata a risolvere il problema. Ma secondo me l'unica cosa che risolve l'Under 18 è il fatto di avere in casa dei giocatori che potrebbero essere in esubero, non sai dove metterli, o comunque gli dai ancora un anno di tempo per poter migliorare. Fatto sta che nell'immaginario di un ragazzo che esce dall'Under 17 e non va in primavera, si sente sicuramente sottostimato e dici, vabbè, devo fare l'Under 18, quindi. Il risultato qual è? Che hai una categoria che viene affrontata in maniera blanda, cioè non c'è ritmo, non c'è intensità, perché tanti ragazzi, spesso mi sono trovato anche io a dover insistere, comunque dare man forte a chi giocasse in Under 18, ma non mi manda con la primavera, mi manda con l'Under 18, quasi a dire, oddio, che palle, no? È un ritardo, cioè noi siamo sempre, Non diciamo, aspettare un siamo. anno in più. Esatto, ma purtroppo fa parte della nostra storia. Gli italiani sono così, aspettiamo, non vogliamo mai staccarci dalle radici, non andiamo mai fuori casa, e questo anche nel calcio. Cioè, diamo sempre una possibilità. All'estero o ci sei o vai via. Però, Quindi. scusa, ma con questo ragionamento non faresti niente se fossi il direttore dell'Inter perché Pinamonti va bene, è pronto?
Pinamonti è pronto, adesso non mi piace parlare di giocatori che non sono miei, però ecco, Pinamonti secondo me è pronto per fare la Serie A, probabilmente non in un contesto come l'Inter, ma non perché non ci sta nell'Inter, perché oggi l'Inter ha bisogno di ottenere dei risultati, di lavorare in ottica in trofei. Pinamonti, poi magari mettici anche che non è nell'ottica dell'allenatore, non è visto dall'allenatore, perché comunque la possibilità di farlo giocare secondo me c'è stata più di una volta, perché l'Inter aveva bisogno di ricambi, di rifiatare, ma ha giocato veramente poco. Che non è che non è pronto per giocare nell'Inter, secondo me Pinamonti la Serie A la può fare e l'ha dimostrato. Sicuramente oggi non è un giocatore che può fare la differenza nell'Inter, questo sì. Anche perché poi, Matti, cioè il calcio italiano, tu l'hai detto, fa parte della nostra storia, però il calcio italiano è quello che tu hai citato, primo giocatore che è Frabotta, poi Frabotta viene, lo fanno giocare dall'Under 23 anche per un discorso di ruolo, che forse non ce ne sono altri, però poi Frabotta è il primo mirino, cioè il primo nel mirino della critica che dice come fai a far giocare Frabotta. E quindi poi la... No, questo è sbagliato. Io penso che criticare i giovani sia sbagliato. Sono anche del parere che questo è un anno che deve essere preso con le pinze. Io anche a colloquio con direttori sportivi non ti nascondo che tanti dicono questo è un anno dove giocano tutti per necessità, quindi con condizioni normali, con pubblico sotto pressione, rosa totale a disposizione, perché non dimentichiamoci che necessariamente con il Covid ti capita di avere 5-6 giocatori fuori in un colpo solo e devi portare qualcuno in panchina. Quindi il Parma l'altra sera aveva 9 giocatori della primavera. Non me ne voglia nessuno di questi giocatori, perché sicuramente li conosco, sono anche bravi, però attenzione, in una condizione normale, quando mai un 2003 avrebbe o un 2004 avrebbe esordito in Coppa Italia, in condizioni normali. Quindi Frabotta, come ti dicevo prima, sicuramente è un esempio di lavoro intelligente fatto da una società che punta ad essere moderna, quindi fare l'Under 23 in caso di necessità. Frabotta va con la prima squadra. Ti faccio una domanda: non me ne voglia il buon Frabotta, che sicuramente avrà una carriera davanti illuminante, ma il buon Frabotta avrebbe mai giocato in una condizione normale senza Covid o senza tutte le magagne che sono successe a livello numerico di rosa nella Juve, eccetera, eccetera. Andrea Pirlo avrebbe mai allenato la Juventus direttamente se non fossero successe tutte queste cose? Non lo so, forse sì, forse no, ma oggi la Serie A, la Serie B, la Serie C sono piene di casi che possono essere sicuramente influenzati dal Covid, ok? C'è chi ne trae vantaggio e quindi sfrutta, cavalca l'onda, c'è chi ad occhio nudo non ci sta, però in questo momento deve starci perché la situazione lo richiede. No, questo assolutamente. E sul discorso giovani, Matti, prima abbiamo citato il mercato del Milan, volevo chiederti un parere su cosa ne pensi dell'operato di Maldini. Maldini è arrivato inizialmente un po' tra le critiche, adesso ha tirato fuori qualche giovane comunque che sta facendo bene, perché se mi era sopra, perché sta facendo bene anche nelle difficoltà. Questo è un mondo dove se fai bene ti porta male, sei il primo a essere criticato da tutti i livelli, sia dal direttore sportivo all'allenatore, ai giocatori. Noi non veniamo mai criticati perché siamo dietro le quinte, ci pigliamo gli insulti perché facciamo guadagnare i soldi ai giocatori, però chi ne paga le conseguenze di facciata sono i protagonisti sul campo e dietro la scrivania. L'operato di Maldini, io penso, innanzitutto è un uomo società, nel senso che è una bandiera del Milan, quindi comunque chi meglio di uno come lui può conoscere l'ambiente di una squadra che ha avuto necessariamente bisogno di risollevarsi. E io penso sempre che per risollevarsi o per ricominciare hai bisogno di gente che sappia dove mettere le mani e con chi parlare e soprattutto dove intervenire. Maldini è stato bravo a sfruttare, secondo me, il marchio Milan e la storia del Milan per poter convincere anche giocatori a venire a giocare al Milan, Storia, credo anche. la sua storia. No, assolutamente, secondo me Se ti telefona Maldini. esattamente. Infatti, sicuramente poi Maldini dal punto di vista tecnico, consentimi di dire che penso che qualche partita ad alti livelli l'abbia giocata e quindi secondo me può capirci di calcio senza dubbio. Quindi
Il Milan, secondo me, ha fatto un'ottima politica. È andata a prendere giocatori che avevano bisogno di rilanciarsi, giovani, che comunque arrivano da settori giovanili importanti, sia Saelemaekers che arriva dall'Anderlecht, vedi lo stesso Dalot, che io l'ho visto giocare dal vivo in Inghilterra, e posso garantirti che è un giocatore forte. Poi sicuramente il Manchester United ha fatto le valutazioni, però ecco, prendere un giocatore dallo United e portarlo al Milan oggi, nelle condizioni in cui è il Milan, in condizioni in cui la Serie A è tanta roba, cioè significa che c'è un'idea di quello che stai facendo. Tomori l'hai preso dal Chelsea, non l'hai preso, con tutto rispetto, dalla Serie B francese, l'hai preso dal Chelsea, quindi è un giocatore che ha la mentalità per stare ad alti livelli. E poi sicuramente credo che anche la posizione in classifica del Milan aiuti, no? Sicuramente la posizione del Milan aiuta, come si dice, vincere aiuta a vincere, no? Quindi il fatto che tu sia là davanti, che possa competere, ti aiuta a convincere anche i giocatori a venire a sposare un progetto. Hanno preso Mandžukić, che secondo me hanno voluto ripetere un'operazione alla Ibra. Giocatore sicuramente fortissimo, Mandžukić è funzionale, che può ricoprire una serie di ruoli e può essere anche duttile sotto certi punti di vista. Se l'hanno preso, hanno reputato che a livello fisico sia integro, e quindi non penso che abbiano preso un giocatore che non possa essere utile nell'immediato. Bisogna fare di necessità virtù, cosa che purtroppo l'Inter, secondo me, non ha fatto a gennaio, scusami, a gennaio, a giugno, nel mercato estivo. Sono andati un pochettino più sui nomi per poter fare magari Quanto ha delle. influito Antonio Conte su queste scelte? Ma sicuramente ha influito. Conte è un manager, non è una. Scusate, sto ricevendo una chiamata. Ci sono ancora? Non lo so. Sì. Ok. Ha influito sicuramente perché lui Risalutici. è un manager all'inglese, quindi decide tutto lui, o meglio, imposta quantomeno il lavoro in questa maniera. Secondo me l'Inter, per tornare a vincere, ha deciso di puntare su giocatori che hanno un'esperienza, che hanno comunque la possibilità magari di farti vincere nell'immediato, però è anche vero che secondo me questo ti porta ogni anno a dover fare mercato, perché giocatori che poi non ti danno il risultato che speravi, devono essere sostituiti. Essere sostituiti significa rimpiazzarli, quindi anche a livello economico, dover spendere o magari pagare dei giocatori che non riesci oggi come oggi a dar via, non troppo, non neanche giovani, quindi non dici neanche che qualcuno verrà a chiederteli, è complicato, è complicato. Poi È un po' la scelta che ha fatto la Juve con profili quali Rabiot, Ramsey, giocatori presi a zero, ma comunque con un'età tale, uno stipendio tale che poi è difficile darli via o comunque ricavarsi qualcosa. assolutamente, assolutamente, però ecco, la Juve, secondo me, Eriksen, no? Eriksen, però Eriksen. ecco, io non parlo, io a livello tecnico non mi esprimo, voi ne sapete senz'altro più di me, però io penso che oggi, con la situazione mondiale e anche economica, un giocatore come Eriksen lo devi patrimonializzarlo, okay? Devi tenerlo, devi farlo giocare, o comunque devi cercare di inserirlo, rivitalizzarlo, dargli un'identità. Non è che non ha giocato in Europa, non ha esperienza, cioè è un giocatore che ha fatto partite ad alti livelli. Quantomeno, se nessuno oggi te lo può comprare perché nessuno c'ha i soldi e tu non puoi fare mercato perché non ne hai a tua volta, Puntaci su. Ci vuole un'idea secondo brillante. Dove lo manderesti un giocatore così? me. Ma l'idea di prezzo, Matti? L'idea Io lo terrei un di giocatore così. prestito, se no? L'idea di... Tanto Conte, abbiamo capito che Conte non lo vede, ma l'idea di un prestito 6 mesi in una squadra in cui gioca secco, poi ti torna, magari ha fatto bene, e allora magari già lo vendi a 30 e non più a 15 come adesso. Discorso Perisic, l'hai mandato al Bayern, ha vinto la Champions, sta facendo bene. Cioè, non è tanto darlo in prestito, a parte che c'è sempre il nodo ingaggio, perché poi ti ritorna e ce l'hai sempre tu, quindi non hai risolto il problema. E fermo restando che devi trovare una società che ha le potenzialità economiche per pagartelo, altrimenti devi darglielo e lo devi pure pagare. Quindi se lo devi pagare, tanto vale che te lo tieni. Giacomo mi ha fatto una domanda: dove lo manderesti? Ti ripeto, io non lo manderei, lo terrei, però ecco, lì poi sta anche la volontà del giocatore. Dopo 6 mesi di alti e bassi, soprattutto bassi,
un allenatore, penso, insegnatemelo voi, prende, va dal giocatore e se ne accorge se è stimolato a rimanere, ha voglia oppure no, perché se tanto non ha voglia, ti chiedi di andare via, tu puoi star lì a farlo giocare tutte le domeniche, ma tanto ormai, secondo me, si è rotto il vaso, no? Quindi bisogna capire, Un a altro meno vaso che... che si è rotto di recente è a Roma. Sembra che Dzeko non sia stato convocato per questioni non di campo Ma Roma è una e sia procinto polveriera. di andare via. Ma Ritorna il tu sei Shaarawy. ancora. Dov'era? Dai, sai Marco, il problema è che lui lo sa dove va Dzeko. No, no, io non so. Non lo so. Non lo so dove va Zecca. Lo No, sa. dove... come faccio a saperlo? Non lo so. Fatelo dire. No, non lo so. Non lo so dove va Zecca. Guarda. Marco, giro la domanda. Dove andresti se fossi Zeko? È andato via la linea, Marco. No? È andato via. Ma se fossi G, ah, ti rispondo io, se fossi G andrei all'Inter, però ti ripeto, l'Inter oggi veramente a livello economico ha bisogno di fare i conti della serva, è molto complicato oggi, cioè, non è, oggi non è Arriva. come? Se il Papu non arriva all'Inter. Ma Papu è molto vicino a Siviglia da quello che so io, Anche anche perché, perché... infatti, io so che tu hai contatti importanti all'Atalanta, per il carattere che ha Percassi, in Italia non credo che lo molli tanto facilmente. No, ma anche Gasperini più che Percassi. Quindi, ma guarda, Papu è anche un giocatore secondo me eccezionale, però bisogna anche che vada a giocare in una squadra che ha bisogno di un giocatore come lui. Oggi in Italia chi ha bisogno di un giocatore come lui? Milan. Ma non lo so, il Milan secondo me no. Quando recupera tutti i giocatori ce li ha, c'ha Leao, c'ha Saemakers, adesso ha preso Oge, che è un giocatore, cioè fanno tutti Brahim Diaz, non hanno le potenzialità di Gomez perché comunque vabbè, poi Gomez ha anche un'altra età, però sono giocatori che comunque fanno quel mestiere lì. Il Milan non se ne fa nulla di Gomez secondo me, e poi soprattutto ti faccio una domanda: hai preso a Ibra, hai Mandžukić, Gomez viene mandato via da una società apparentemente per problemi disciplinari, sei primo in classifica, ti prendi un problema che magari può minare lo spogliatoio da qua alla fine quando ti giochi uno scudetto, non lo so, Ma io io credo una cosa, se non litigano quei due lì, gli altri non possono dire una parola. vabbè, anche perché come ti permetti di dire una ma parola in tutti questi. preside e vicepreside che si allenano con la classe? Beh, ragazzi, io vi posso dire per esperienza personale che Ibrahimovic, oltre a fare la differenza la domenica, mi dice uno dei miei che in allenamento tiene la concentrazione talmente alta che è impossibile allenarsi male, o quantomeno sotto ritmo è impossibile. Lui fa proprio quello che gli hanno chiesto di fare, tenere alta la concentrazione. Mi è cascato il telefono. Che hanno fatto il tuo tariffo. Esattamente, tenere alta la concentrazione, tenere alto il ritmo, coinvolgere tutti, cazziare, scusate il termine, chi merita di essere cazziato, e questo probabilmente fa la differenza nello spogliatoio. Non so se Mandžukić è stato indottrinato e verrà, si metterà a disposizione anche in questo senso. Però dico, non penso che la dirigenza del Milan abbia fatto un'operazione che possa in posizione di classifica importante e un progetto che a questo punto, dopo un girone d'andata, mi sento di dire che è importante. Non penso che oggi il Milan possa nascondersi dietro all'idea di non provare a vincere lo scudetto, sarebbe offensivo nei confronti di chi guarda questo sport perché è primo in classifica e ha quantomeno l'obiettivo di provarci, poi non lo vincerà qualcun altro, però adesso loro ci devono provare sul serio. Assolutamente. Matti, ci hai parlato dei Percassi. Ti voglio chiedere un parere su quello che è il progetto Atalanta, tra l'altro che ha vinto una Supercoppa di primavera 2 giorni fa, un giorno fa, se non sbaglio, la seconda di fila. Come lo vedi il progetto Atalanta? Quali pensi che siano i punti vincenti e perché riescono a far uscire così tanti giocatori? Allora, innanzitutto l'Atalanta è un modello vincente che va avanti che inizia con l'era Favini, che comunque è stato
uno dei primi che ha voluto lavorare in maniera seria e accurata sul settore giovanile, anche perché una società come l'Atalanta, non oggi, non parliamo dell'Atalanta oggi, parliamo dell'Atalanta di tanti anni fa, necessariamente faceva del settore giovanile il fiore all'occhiello. Questa cosa qua è stata portata avanti da chi è subentrato a Favini, con alle spalle una società che aveva anche la possibilità di investire a livello economico, quindi è stato rifatto anche il centro sportivo, hanno investito su delle strutture. Hanno inserito piano piano all'interno di ogni categoria giocatori dall'estero che possano alzare l'asticella e possano comunque dare anche agli altri degli stimoli per poter lavorare in maniera migliore. Sono attenti sul mercato, hanno veramente una rete di scout importante che valuta qualsiasi tipo di situazione in tutti i paesi. A livello, oggi per forza video perché non si possono vedere partite sul posto, però comunque hanno tanti scout che lavorano tante ore e hanno la possibilità di valutare che cosa è meglio per il loro progetto. A Si livello di settore danno dei giovanile, mercati o spaziano? no, si danno dei mercati. So che battono molto attentamente i campionati olandesi e i campionati del nord Europa come svedesi, norvegesi e finlandesi. Quindi la Merkel è ancora lontana? L'America La lontana. manovra che ha fatto la Juve è a sé stante. Però anche Cioè? Reynolds adesso, McKinney, Reynolds. Ma guarda, quella è una cosa che ho notato quest'estate, ho fatto un lavoro sulla Germania e ho notato che molti tedeschi vanno in Germania. Mi raccontava un direttore sportivo, curiosità, che perché ci sono una serie di basi militari e quindi praticamente o arrivano dall'America In e America quindi. c'è un. Esatto, oppure tanti giocatori sono figli di militari che lavorano in Germania, militari americani. Se non sbaglio, lo stesso McKinney dovrebbe essere figlio di un militare, di un comandante di una base militare americana, o se non è lui, un altro, sto confondendo. Comunque, gli americani, sì, è un mercato interessante. Ha lo stesso Davis del Bayern, se non esattamente, canadese, ma comunque è inutile che ci nascondiamo. Sono giocatori che hanno influenze ovviamente afro, che sono figli di immigrati. Però ecco, una volta un allenatore mi disse: secondo me, se vuoi fare carriera, avevo appena iniziato, mi disse: vai in California. E io dice: perché devo andare in California? Perché in California c'è una serie di mix culturali tra latini, americani, afroamericani, e sicuramente a livello atletico qualcosa tiri fuori. Questo per dirti che in America, secondo me, c'è qualcosa di interessante. Ci sono atleti che sicuramente a livello fisico sono impressionanti. Poi, vabbè, calcisticamente uno ci può sempre lavorare se lo prendi giovane. Io questo Reynolds veramente non lo conosco. So che se lo sono contesi Benevento, Juve, Roma, penso che andrà alla Roma lunedì, da quello che ho percepito da Di Prima Marzio. o dopo che Dzeko vada all'Inter? Ma secondo me Dzeko non va all'Inter, però tu sei convinto che vada all'Inter? No, io sto chiedendo a te che lo sai, ma non lo vuoi dire, però va bene. No, non so dove va Dzeko, non so dove va Dzeko, Già. assolutamente, non va all'Inter, non va all'Inter, non c'è in questo momento non c'è la possibilità di prendere Dzeko, a meno che da ieri sera siano cambiate le cose e sia stata orchestrata la manovra per portarlo all'Inter. È stato troppe volte vicino all'Inter, quindi potrebbe anche darsi che sia il momento giusto. Giusto. Secondo me ha già un'idea di dove prendere casa, visto talmente tante volte che ha guardato, ha controllato la zona, perché ogni sessione di mercato e Dzeko cerca casa a Milano, secondo me Sì, già la. vabbè, guarda, anche Messi ha cercato casa a Milano e l'ha comprata pure, ma non è mai arrivato, quindi la casa Ma si di muoverà chi? mai Messi, secondo te? Non lo so, secondo me Messi si muoverà per tornare in Argentina, giocherà le ultime stagioni da dove è cresciuto, quindi probabilmente finirà la carriera lì. Poi per carità, sai, in Italia c'è anche la legge che consente di tesserare giocatori stranieri per agevolazioni fiscali, quindi potrebbe arrivare, Ronaldo l'ha sfruttata come tanti altri, quindi, però non lo so, Ma no, lui è oggi arrivato per amore della Juve. lo vedo molto lontano Messi da un Dopo cambiamento di che il suo maglia. procuratore ha parlato con Napoli, Inter e Milan, è arrivato per amore della Juve. Chi? Ma come spesso Ronaldo. succede, Ronaldo. Sì, certo, assolutamente. Cieco amore della sua Juventus. E hai fatto prima un
collegamento con un lavoro che hai fatto quest'estate sul calcio tedesco. Sì. Un paio di nomi? Allora, Giocatori pronti per la A? giocatori pronti per la A. A me piace tanto un giocatore che gioca nell'Amburgo, che è un terzino destro, si chiama Wagnoman, ok? Ed è un terzino destro con le tipiche caratteristiche, forse diciamo, un po' alla Davis. Anche lui, siccome Rapido. è tedesco, però è un giocatore nero di colore, quindi ha sicuramente nel DNA, caratteristiche atletiche, fisiche, tipiche. Dei giocatori provenienti appunto dall'Africa. È un giocatore forte, dinamico, moderno. Secondo me, adatto al gioco, per esempio, dell'Atalanta. Potrebbe essere funzionale per il gioco dell'Atalanta, potrebbe essere funzionale per il gioco della Roma. Però è un giocatore forte, quindi potrebbe essere utile a tutti. Cioè, io lo prenderei sempre un giocatore così. Poi lo puoi far giocare quinto, lo puoi far giocare quarto, però Anche perché ormai diciamo. Iaco, secondo me, i terzini sono veramente delle ali che vengono fatte partire un pochettino prima per dargli un po' più di campo. Esatto, perché non sa difendere più. Difendere, Sì, sicuramente. Cioè, terzini che sono difensivi. ormai è diventato, l'abbiamo visto nell'analisi che abbiamo fatto con l'Inter-Juve, no? Sì. L'input è che Frabotta vada a prendere Hakimi e vadano a prendere un caffè al barretto di San Siro, perché non serviva a nulla quell'uscita là, no? Assolutamente. Però giocatori come Hakimi o lo stesso Wagnoman, appunto, che sono. Ovviamente parliamo di livelli diversi, però ecco, sono simili come per caratteristiche. Oggi sono quelli che cercano probabilmente gli allenatori perché ti fanno la fase offensiva come se fosse un'ala, ti fanno la fase difensiva e se non la sanno fare bene a livello tattico comunque ci arrivano perché sono atleticamente esplosivi, quindi se magari sbagli una diagonale hai la fortuna che con il passo che hai te la recuperi perché sei più veloce dell'attaccante. Sono attaccanti aggiunti. Lo stesso Hakimi alla fine ha fatto 6 gol in Serie A. E alla fine, quando passa la metà campo è devastante. Ho un giocatore a Perugia che è nato attaccante, adesso fa il terzino destro. E sai, nell'immaginario di un giocatore che va a fare da attaccante, passa terzino, gli chiedi: ma come ti trovi? E ti aspetti la risposta: ah, io facevo l'attaccante, adesso gioco terzino. E invece lui mi risponde: mi trovo meglio perché ho tutto il campo davanti. Fare da attaccare. Esattamente, posso attaccare, posso sovrappormi, cioè rispetto a prima che magari giocando terzo nel 4-3-3 la palla la ricevi spalla alla porta e se non riesci a girarti hai finito di giocare, devi sempre appoggiarti e andare. Invece quando gioca da terzino, C'è anche merito dell'allenatore, però, no? assolutamente, c'è anche merito Ormai si dell'allenatore gioca che ha. sempre di più, scusami, in stile NBA a calcio. Tutti all'attacco, poi alla difesa. Le partite finiscono 110 a 102. Però c'è lo spettacolo, c'è, e ci sta, e fa parte di questo il terzino che Lo so, è lo male. spettacolo c'è, però per uno che è interista, magari prendere gol tutte le domeniche dà fastidio. Se fossi un Anche presidente, prendo Zeman e sono sicuro che i giocatori li vendono l'anno dopo. quello sicuramente, e li bah, vendono io anche bene. penso che ci voglia equilibrio nell'allenare, cioè devi essere bravo a fare entrambe le fasi. Poi se io che la guardo mi diverto, ok, però noi facciamo un lavoro, quindi in realtà bello, So, però. Se però. hai un attaccante lo devi dare a Zeman. E poi Sì. l'anno dopo la vediamo. O a De Zerbi o a Inzaghi o che ne so, non a Conte. Per esempio, a Italiano non gli darei un attaccante, gli darei un centrocampista o un difensore, a Vincenzo Italiano. Portinaio di casa mia, secondo me Vincenzo diventare sta il facendo portiere una. dell'Amazon. Vincenzo carisma è preparato, è preparato. Oggi, secondo me, in tutti gli ambienti la differenza la fa la preparazione. Se tu sei preparato, anche quando vai ad affrontare un'altra squadra e sai tutto, magari non la vinci, però sai come comportarti e sai Ah, sono cosa dire ai ragazzi. idee, quindi devi essere bravo per trasmetterle, Esattamente. Matti, ti chiedo, a prescindere dal discorso tua procura o non tua procura, tre giovani italiani invece nel campionato di Serie A attuale su cui scommetti? Di Serie A, Sì. E uno ce l'ha preso dietro, scusa. no, quello si farà. Il ragazzo si farà, diceva De Gregori. Scamacca, sicuramente. Che giocatore Gio Scamacca. giocatore forte, mi piace. Ho bisogno un pochettino più di continuità, però è un giocatore forte.
giovane necessariamente o italiano, giusto per capire la domanda. Poi anche lì il giovane di Vabbè, vabbè, vista, quindi sì, italiano. Rovella è un buon giocatore. Rovella sicuramente insieme a Scamacca. E poi ce ne sono tanti che, come ti dicevo, hanno avuto la possibilità di giocare un po' di più. Rovella chiusa per la Juve, scusa Matti, poi? Penso di sì, penso di sì. L'hanno preso e l'hanno lasciato lì in modo che possa giocare a Genoa e rientrare e essere preso a giugno. E poi guarda, più che altro la Serie B è piena di giocatori italiani buoni. Ti dicevo, Rovella, Scamacca, Barella, che però ormai non è neanche troppo giovane, nel senso che ormai da tanti anni che Carboni del Cagliari, difensore centrale, sicuramente è un profilo interessante. Anche Un Zappa profilo si interessante. sta imponendo bene a Cagliari. Ecco, Anche Zappa, certo. sto Ecco, trovando. giocatore in B che secondo me è pronto per fare la Serie A, è dei giovani italiani forte, si chiama Enrico Del Prato, che non so cosa faccia in Serie B. Enrico Del Prato è un giocatore forte, funzionale, gioca dappertutto. Giocatore che secondo me tu che lo hai allenato sai meglio di me che tutti gli allenatori vorrebbero. Perché male che vada, se non sai chi ci metti Del Prato. Lo porti ovunque, per Lo mentalità, porti per ovunque. attitudine, per... Purtroppo, in una concezione, io mi faccio riferimento alla squadra alla quale appartiene, quindi l'Atalanta, penso che non sia funzionale per poter essere oggi inserito nell'Atalanta per caratteristiche atletiche e fisiche. Per quello che... Quindi, per quello che è il gioco di Gasperini, ecco perché non è in Serie A, perché la squadra alla quale appartiene, non ha bisogno di giocatori in questo momento come lui. Poi magari la Serie A la fa, ma non è che magari la farà sicuramente, magari non all'Atalanta, ecco. Aspetta, volevo chiederti una cosa, e poi lascio la parola a Marco per le domande finali, che sono le più antipatiche e delle che freme. Vabbè, sì, adesso aspetta che ci penso, parla un po' perché devo pensarci. Tirale fuori, tirale fuori che te le scrivi. Mi potete dare solo un secondo, che ho bisogno del telefono urgente, un secondo solo. Posso? Sta chiudendo il fare, Jacopo, poi gli chiediamo cosa sta facendo. Sta chiudendo, la bomba, eccola. No, no. Ha fatto come Spinelli quando l'hanno intervistato a Sport Ah, no. Italia. No, c'è un'altra No, so, questione. invece io a te voglio chiedere, perché i giovani in Italia fanno così Perché poco? non vi vedo più, scusate. Non hai la telecamera attiva adesso? Vediamo adesso. Adesso ci sei quasi? Eccoli qua. Sì. Okay. No, I diciamo... giovani E d'Italia fanno fatica perché non li fanno giocare. perché non li fanno Chi? giocare? E Ma perché c'hanno paura. Ah, non è vero. basta. No, 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 chiedo... sono paura di farli giocare i giovani. ma non è vero, non è vero, non sono È d'accordo. vero, è vero. Infatti, ti voglio chiedere io, ma tu hai detto che manca il materiale, però cioè, l'Italia di Mancini un pochettino ci fa sperare bene. Dopo Sì, tempi molto bui, a puntare sempre su quei no, ma giocatori. sicuramente. Io però parlo di ricambio generazionale. Purtroppo, quanto ci abbiamo messo per avere un'Italia decente? Un po'. Ok, quindi questo cosa significa? Che i giocatori, non è che non ci sono i giocatori, forse mi sono espresso male, ci sono i giocatori forti, però per poter arrivare, per stare in Serie A non sono pronti e il processo di maturazione in Italia è più lento rispetto ad altri. Per esempio, Barro, che gioca nel Bologna, è arrivato che sicuramente era più avanti rispetto a Piccoli, ok? Poi Piccoli la Serie A la sta facendo lo stesso, però ci ha messo 2 anni in più, Magari ce ne sta 10 in più dopo. Esatto, no, ma sicuramente ce ne starà 10 in più. Ah, ecco, il processo di maturazione che è più lento, cioè non hanno quella prontezza o quella scaltrezza di dire devo giocare, devo fare, voglio esserci, devo lavorare in quella maniera per essere protagonista. Ci mettono di più, sono un po' più lenti. Tranne Bastoni però, Matti. Ma Bastoni è un giocatore eccezionale. Guarda, alla fine stiamo facendo tutti i nomi che sono passati da Bergamo. Ah sì. Beh, No, certo, infatti certo, certo. ti voglio chiedere, invece c'è... Allenandoli, li vedi subito quelli che arrivano da lì, eh? Sì. Ma è la metà. Però attenzione, Partono un parliamo metro prima e si fermano un metro dopo. Non c'è... è una generazione Finiscono e 99 sparecchiano di giocatori il forti. Sì, ma campo, eh? Però, guarda, credimi, quanto sì. lavorate con lo scouting e con il video? Noi procuratori o noi personalmente? Cioè noi mondo procuratori o parli di Sì, me in perché persona? Poco. credo che le società sportive si affidino
tanti al proprio servizio scouting e qualcuno magari si fa fare il mercato dei procuratori, no? Sì, Però certo, quanto c'è assolutamente. di video analisi nel vostro lavoro? Poca. Come dire, c'è gradimento personale, c'è rifiuto, c'è proposta da magari colleghi che ci dicono di provare a vendere determinati giocatori che sono di loro proprietà. Però scouting noi non ne facciamo fondamentalmente, nel senso che andiamo a vedere le partite, ma non è scouting, cioè ci limitiamo a dire quello è forte, quello è alto, quello è grosso, può giocare qui, può giocare là, ma il nostro lavoro di scouting non esiste, cioè, o meglio, non lo facciamo così come lo fanno le società. La mia idea, Marco, non solo la tua, ma ce l'avamo confrontati su questo noi. Dovessimo aprire uno studio di procuratori, la prima cosa che introduciamo, vuoi perché adesso lo facciamo principalmente su Tactical, so che, ma la videoanalisi diventa fondamentale perché è l'unico strumento che hai per vedere la crescita e per farla vedere al giocatore, no? No, no, se la fai sui tuoi, sicuramente. Vai. Se la fai sui tuoi, sicuramente. Se la fai su chi devi provare a prendere, il problema è che quando tu vai a proporre un giocatore, va sempre a gradimento. Cioè, io posso fare l'analisi, Jacopo Alberti mi può fare l'analisi specifica e dettagliata di un giocatore X che il procuratore venerosa deve vendere, ok? Il problema è che io lo devo vendere a qualcuno a cui. Pagando, si intende. Certo, a cui piace però. Quindi non è necessario che io vada dal direttore sportivo e spieghi dettagliatamente come fa la fase difensiva, dove accorcia, dove stringe, dove apre, eccetera, eccetera. Non è necessario, perché poi il direttore sportivo mi può dire non mi serve o comunque non è un giocatore che a me piace. Quindi è un lavoro che non è che necessariamente può portare a risultati, perché poi alla fine non prendono giocatori, cioè sono gli scout delle società che vanno direttamente dal direttore sportivo, oppure il direttore sportivo va dallo scout interno alla società e dice mi serve uno alto, veloce, sinistro, che pesa 100 kg. Capisci quello che voglio dire? Chiedere l'introduzione, adesso siamo sempre nell'ordine di ipotesi, videoanalisi, eccetera, di un collegamento un pochettino, diciamo, a livello interno tra voi, una figura un pochettino più tecnica per accompagnare sempre il giocatore, cioè quindi una figura che possa aiutare magari quel giocatore, sarebbe un più che magari va a intromettersi poi col lavoro che fa l'allenatore della sua squadra, potrebbe essere una cosa che a voi potrebbe servire, perché tu dici io non mi intrometto dal punto di vista tecnico perché non ne so. No, 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 può servire, come dicevo prima, può essere una figura che dà sotto il profilo tecnico un plus, no? Io, ma guarda, l'ho detto prima, ho visto una partita di un mio giocatore insieme a Jacopo e mi ha fatto notare in quel frangente che quel ragazzo lì, che era appunto uno dei miei assistiti, dice, guarda, se avesse fatto così avrebbe preso il fallo invece che commetterlo, no? Ti sto facendo un esempio pratico. E lui mi ha detto, mi ha consigliato, faglielo notare il giorno dopo questo, no? E ovviamente è importante perché in una situazione pratica il ragazzo capisce che può migliorare, ma questo ovviamente non lo può fare uno che insieme a te lavora di passo passo. Quindi, secondo me, all'interno di un'agenzia di procuratori è importante avere una figura di questo tipo, però secondo me deve essere ben organizzata, deve avere dei ruoli ben precisi. Se viene fatto con l'ottica di guardo il giocatore che tatticamente, tecnicamente è perfetto e lo vendiamo, non sempre è Avrà la fattibile perché lo. crescita del giocatore, potrebbe essere una cosa. Quindi, Sabo, prepariamo il curriculum che lo mandiamo alla reserva gruppo, tutta una nuova figura. Io gli ho Ah, detto, guarda. sa che l'ha già mandato. Ah, già Madero non mi dice No, mai no, niente, sono vedi? Lui è così, è egoista. gli ho detto, follia. adesso ti svelo questo aneddoto, ti ho detto, domani digli questa cosa al giocatore. Quindi doveva fare una linea di corsa differente. Mi telefono, io l'ho detto, fermati, ti dico che cosa ti ho detto, che non ci arrivava. Ah sì, lui mi ha detto che non ci arrivava, certo. Magari mi sta guardando, non so se sta guardando Ha Elia, però. sbagliato la linea di corsa, Marco, no? Sono piccole cose, per questo chiedeva a lui quanto è importante nell'acquisizione del giocatore, per loro anche la videoanalisi e nel lavorare con il giocatore, perché è vero che tatticamente vai contro a quello che potrebbe essere il lavoro dell'allenatore. Ah, però si parla di individuale, non di tattico di collettivo, quindi No, è una no, no, postura ma di guarda, corpo, no? Sì. assolutamente, assolutamente, ma io lo trovo
Però fai un fallo a 30 metri, plus. fatto la posizione, ti fanno gol, ti metti meglio col corpo, lo subisci, la squadra Guarda, recupera e sei in possesso palla. potrebbe essere interessante un discorso di questo tipo, avere la possibilità di dialogare un'ora, quello che è, con ogni giocatore post gara. Il giorno dopo la partita, spesso e volentieri c'è libero, o comunque mezza giornata è libera, hai la possibilità di lavorare e di correggere due o tre cose che magari a freddo possono essere analizzate in maniera intelligente e dare appunto al giocatore dei suggerimenti, potrebbe essere, no, potrebbe essere, è sicuramente una cosa che aiuta a migliorare. Dal punto di vista individuale, quindi non è un Esattamente, esattamente, anche esattamente. perché noi da allenatori spesso diamo per scontato che il giocatore si riguardi la partita. Beh, i professionisti lo fanno, quelli che Sì. Poi veramente sono ci intelligenti sono e... quelli che escono e guardano sto coso qua e non capiscono neanche come si chiamano, No, quelli che perché stanno sai, Matti, davanti a me. spesso capita proprio che tu, cioè gli allenatori, io che ho il gruppo squadra, dia per scontato quando sono in under 19 che ognuno sappia fare determinate cose, poi faccio un lavoro sulla linea difensiva e vedo che c'è quello che fa la corsa sbagliata, che si mette difficile, cioè si mette in maniera sbagliata e quindi io posso essere un tramite che gli dico no, guarda, mettiti così, così quando vado a fare quel lavoro io sono pronto e quindi poi ho solo tutto di guadagnato. Sicuramente è una cosa che ne va per il meglio. No, no, ma io penso Proposito sia da fare utile. al Reset Group, prendete un video analista in studio 24 ore al giorno, non deve neanche Ah, dormire. 24, ma 24 ore al giorno non serve, secondo Serve, me. serve, se trovi quello bravo 24 serve. in un giorno, il lunedì, perché poi la domenica giocano tutti, e quindi lunedì. Il 24 giorni. lunedì è perfetto. Lunedì si potrebbe Ha fare impegni? Io. l'area analisi. Io ho Area judo. analisi. È judo, quindi niente, Savo non c'è. Vabbè, vengo io, ma ti lascio stare. Savo che deve andare a far judo, che si Oh, deve... Marco, io non ho ancora capito dove va Zeko. ma ce lo dici in chiusura, ha detto. Ha detto che ce lo dici in chiusura. Ma non lo so dove va Dzeko, sono onesto, non lo so dove va Dzeko. Guarda, se vuoi sapere dove va Dzeko, penso che tra mezz'ora c'è Di Marzio su Sky e lui lo dirà sicuramente. Dove va Zeko? Lo dici. Adesso Di Marzio ne sa più di te, Matti, dai, non ci credo. Secondo me c'era scritto Guarda, sulla parete dove va Dzeko. posso dirvi che Di Marzio ne sa sicuramente più di me, Anche assolutamente. perché voglio dire, se Anche parte faccio Dzeko mestiere. con Borja Mayoral sono coperti. Rientra il Sharawi. Borja Lo Mayoral so. a me non dispiace assolutamente. Giocatore, certo. Marco, chissà chi. Io non mi ricordo chi l'ha portato in Italia. No, Non lo so. posso dirvi che non l'ho portato io, sicuramente. però mi sembra che la mediazione l'abbia fatto un certo gruppo, Sì, no? sicuramente l'ha Guarda, fatta io il mio Caroli, commento prima di non lo sapevo, tutto. Marco, quindi non pensare che fossi. Io non No, sapevo. no, no, beh, oddio, non è nessuno, ci mancherebbe. La mediazione l'ha fatta Davide, certo, assolutamente. Borja Mayoral, Ribéry, Hakimi, insomma. Ma con estate minore, voglio dire, cioè, hai capito? No, vabbè, profili Tre sicuramente di livello, certo. giocatori minori. Sì, no, assolutamente, niente di che. Va bene. Giocatori a cui secondo me devi fare dell'analisi a lunedì, magari puoi spiegare a Ribéry come si fanno i cross. No, però ad Hakimi due o tre robe sulle linee di corsa gliele direi. Ah, da chi mi Beh, ma tanto vai. lui come corre ci arriva, Sabo, quindi linea come linea, quella linea che Guarda, prende. arrivarci un secondo prima è meglio che un secondo dopo, anche se sei così veloce. Va bene. Matti, io direi che abbiamo rubato già troppo tempo, è stato veramente un Grazie piacere. mille. Il Volata, piacere mio, siamo ragazzi, da grazie un'ora e mille. 17, incredibile. Quindi, grazie mille. Grazie a Adesso voi, ragazzi. Sabo che ti farà l'ultima domanda scomoda, però non vale chiedergli ancora dove va Geco, Se mi perché chiedo, non chiede. chiedimi dove va Geco, ti rispondo. Non ti chiedo dove va Geco, ti Dimmi. dico, ti faccio una domanda diversa. Secondo Fammi una domanda diversa. te, Sì. di che colore sarà la prossima maglia che indossa Geco? Allora, potrebbe essere grigio chiaro con degli inserti neri in orizzontale, grigio chiaro, grigio scuro, nero, grigio chiaro, grigio scuro, nero, con una Io ho roba detto la gialla. seconda maglia dell'Inter. Non lo so dove va Diego, veramente, non sono così convinto vada all'Inter, non so perché tu insisti su questa cosa, ma non sono Forse convinto che manda vada un all'Inter. messaggio di Marzio, Matti, perché sai che Sabo ha capito Ah, che magari secondo me va la Juve. ok. Secondo me va la Juve? Ma Secondo forse va la Juve. Forse va la Juve. me sì. Vabbè, tanto lui ha detto.
detto già che comunque l'Inter non ne ha di soldi, quindi noi staremo a guardare, ci sediamo. No, non ne ha in questo momento, non ne ha. Ma chi ce li ha? Poca gente. Io no, anzi, prima che me ne chiediate, Vi mi saluto. sta chiamando. Va bene. Ragazzi, grazie mille del tempo, grazie mille. Poi. A Grazie a te, è presto, stato un piacere. È stato un un piacere. abbraccio. Alla prossima. Ciao, Ciao a tutti i ciao, ciao. Tatticars. Buona serata a Ciao, ciao. tutti. Ciao, ciao, grazie.